Vegan Channel, la ricetta per una vita sana e felice, presenta confettura di pesche. Ingredienti: 1 kg di pesche, 600 g di zucchero. Lavare le pesche, sbucciarle, privarle del nocciolo, tagliarle in quattro e riporle all'interno di una capiente pentola. Aggiungere lo zucchero, mescolare bene e accendere il fuoco a media intensità per ridurla a bassa una volta raggiunto il bollore. Mescolare spesso, facendo attenzione che nulla si attacchi al fondo della pentola. L'aggiunta di eventuale acqua dipende da quanta ne contiene e ne rilascerà la frutta scelta per l'esecuzione della ricetta. Prendendo indicativamente spunto da un tempo di cottura di 20 minuti circa, controllare che il tutto sia divenuto cremoso. Ancora bollente, frullare il tutto con un frullatore a immersione fino a quando sarà perfettamente liscio, o a gusto se si gradiscono dei pezzi di frutta nella crema. Trasferire la crema ottenuta in uno o più barattoli. Se si vuole ottenere il sottovuoto, questi devono essere nuovi, con i loro tappi e bollenti. Dopo aver trasferito la crema nei barattoli bollenti, chiudere gli stessi con i tappi in maniera ermetica, capovolgere i barattoli e attendere il totale raffreddamento. Si noterà sulla superficie dei tappi la classica rientranza del sottovuoto. Il peso della frutta è riferito alla stessa già sbucciata e mondata. Questo sarà il risultato. Se si vuole diminuire la quantità di zucchero senza perdere la classica dolcezza della preparazione, è possibile inserire una mela matura insieme alla frutta scelta e dimezzare la quantità di zucchero. Buon vegan appetito!